Sì, allora l'operatività di oggi è su SP500, quindi rimaniamo sull'azionario, in particolare appunto su questo mercato che ha al momento, azionario americano parlo, una forza relativa maggiore rispetto all'Europa. Oggi peraltro è la giornata, insomma, che da un lato è la giornata di martedì, quindi a livello diciamo probabilistico è la giornata in ottica settimanale maggiormente incline ai rialzi. In più siamo alla vigilia della riunione appunto della Fed e quindi ritengo che nella giornata odierna, o meglio, fino a domani, il mercato potrebbe continuare sulla scia appunto del rialzo. Quindi l'idea è quella di cercare appunto di sfruttare un lieve retracciamento rispetto a quelli che sono i prezzi attuali. Magari potremmo vedere un po' più di volatilità dopo l'apertura della sessione cash americana e quindi impostare un'operatività long, in questo caso un buy limit a partire da quota 4582 con stop a 4568 e target a 4596.